Bentornati sul canale. Come promesso, dopo un utilizzo relativamente intensivo di queste Kraken Tournament Edition, passiamo un attimo a definire come sono state, come si sono comportate. Ma prima di ciò diamo un'occhiata un po' più da vicino a quello che è il materiale costruttivo di queste cuffie. Troviamo gli archetti in alluminio dipinti, anche se a un primo impatto sembrano in plastica, comunque sono di buonissima fattura. Il cavo è passante sotto i due archetti in cordura, quindi molto resistente. La parte superiore è in simil pelle con sotto un materiale che sembra gomma piuma rivestita, comunque di buona fattura. Non so quanto tenderà a durare questa similpelle, però al giorno d'oggi sono ancora messe molto bene dopo solo 3 giorni di utilizzo. All'esterno abbiamo il classico logo Razer, che però non è illuminato, quindi non è utilizzabile con Synapse, ma comunque fa la sua sporca figura. Cavo sul lato sinistro, lungo circa 1,5 metri, e termina con il classico jack da 3,5 mm placcato in oro. Troviamo sulle cuffie il controllo volume e l'on-off per il microfono, se si stessero utilizzando con il telefono o con la Play, e abbiamo il classico microfono a scomparsa che troviamo ormai su tutte le Kraken, senza LED, però si comporta molto bene mantenendo la forma anche dopo varie estrazioni. Il padiglione, che è la parte più innovativa di queste delle nuove cuffie Razer, troviamo anche su Nari e su altri modelli di Kraken, è composto da questo cuscino in gel che ha all'esterno sempre la similpelle, mentre nella parte interna il tessuto, che è molto morbido al tatto. Cosa dire? Io le ho provate d'inverno, quindi non saprò dire ovviamente se il calore, la questione calore è ben dissipata. Però posso dire una cosa, che mantenendo queste cuffie a temperatura ambiente, cioè 22-23 gradi d'inverno, per i primi 2-3 minuti nelle quali le indossiamo, abbiamo questa sensazione di freddo attorno alle orecchie. Non è una cosa ultra negativa, però va fatto presente. Non dissipa molto il calore questo cuscinetto, e quindi non saprei neanche dire come si comporterà d'estate, dal momento in cui il gel comunque non è idroassorbente, quindi non verrà assorbito come le normali cuffie o sciolto lungo il collo nelle giornate calde estive. Il peso è di 320 grammi, non troppo pesanti ma neanche troppo leggere. Si classificano nella zona intermedia delle cuffie Razer, se contiamo che le Nari, le cuffie wireless, pesano comunque più di 500 grammi. Sull'orecchio non stringono, sono molto soffici e non danno senso di oppressione. Unica cosa dovuta appunto al fatto che non stringe molto questo arco è il fatto che con movimenti molto rapidi e bruschi della testa si tende a poterle perdere, però ovviamente non penso che il 90% delle persone si metta a lanciarsi dai divani con le cuffie in testa. Il microfono funziona relativamente bene, microfono cardioide classico, non aspettatevi dei suoni, delle registrazioni da studio, però comunque il loro lavoro lo fanno più che egregiamente. Detto questo, passiamo ai driver, che sono due driver da 50 mm al neodimio, ormai utilizzati su altri modelli di Razer, che si comportano molto bene, molto molto bene. Passiamo ora alla parte davvero interessante di questo modello Tournament Edition, che non sono appunto le cuffie perché sono sempre Kraken, quindi spostiamoci sulla parte più interessante di questo
di questo kit, ovvero questo modulo che può essere definito come una piccola scheda audio che si collega al PC tramite USB. Il modulo THX non ha effettivamente un nome, comunque non fa altro che connettere le cuffie tramite il jack da 3,5 mm al PC tramite porto USB. Questa interfaccia ci permette di collegare le cuffie al PC tramite il software Synapse fornito da Razer, che è utilizzato già per tutto ciò che riguarda il modding delle periferiche Razer, quindi mouse, tastiere, eccetera. Cosa troviamo? Una piccolissima scheda fatta in plastica principalmente. Sotto abbiamo un pad adesivo per poterlo fissare alla tastiera, alla scrivania, scusate. Non so quanto potrà durare, però c'è. Abbiamo tre pulsanti principali nella parte superiore, che è più o meno il microfono muto, più ovviamente per il volume, mentre il microfono muto si può illuminare di rosso quando il microfono è mutato, mentre per gli altri due abbiamo un piccolo bip acustico che ci indica quando siamo arrivati a fondo scala, sia in caso di aumento massimo volume o diminuzione massima. Ai lati troviamo dei tasti che sono relativamente interessanti, come l'abilitazione del THX, quindi va a interagire direttamente con Synapse e fa diventare queste cuffie un 7.1 virtuale, un surround virtuale. La parte sotto troviamo un'altra rotellina che ci serve per diminuire il volume della chat o del gioco in gioco, quindi per bilanciare comunque quello che è la parte chat con la parte game, e all'altro lato la rotella per bilanciare i bassi, più o meno classico. THX, parliamo di THX, che alla fine è la parte per cui si comprerebbero queste cuffie. Allora, ovviamente per chi dispone dello spazio e del denaro per acquistare uno stereo 7.1 a disposizione, un 5.1, un 7.1, non c'è paragone. Però per chi ha pensato questo, per i giocatori di Apex, di Battlefield, di Fortnite, che vogliono avere un audio spaziale, infatti THX, Special Audio, questo ci permette infatti, solo tramite software, perché ovviamente i padiglioni rimangono gli stessi, di percepire, di avere una piccola percezione di quello che è lo spazio attorno a noi. Funzionano bene, funzionano male, io mi sono trovato bene, ma comunque preferisco il vecchio buon stereo. Da Synapse possiamo comunque interfacciarci con tutto quelli che sono i segnali che arrivano alle nostre cuffie, quindi possiamo provare o non provare il famoso THX, possiamo bilanciare direttamente tramite un equalizzatore tutti i suoni che arrivano alle nostre cuffie suddivisi per frequenze come un qualsiasi equalizzatore, e funziona davvero bene. Tramite questo software possiamo anche andare ad agire su quello che è il microfono, ovviamente sull'attivazione o non, ma anche sul voice clarity, oppure anche su piccoli effetti di miglioramento. Ovviamente la vera rivoluzione che ha portato Razer è appunto questo software, che poi comunque sta venendo ripreso da tante altre ditte, ricordiamo ad esempio quello di OK, che è appena uscito, che permette di controllare non ancora le tastiere ma i pad RGB, eccetera. Quindi tutto sommato direi che nel complesso sono buone. Attenzione però, queste cuffie è vero che possono funzionare anche per PC, tablet, play e smartphone, Xbox, qualsiasi periferica. Però l'utilizzo di THX, di questa piccola scheda audio, è specifico per il PC. Quindi sognatevi di utilizzare le Kraken Tournament Edition sulla PlayStation tramite THX. Quindi cosa vuol dire? Che voi avrete le vostre cuffie Kraken
e le utilizzerete in modalità stereo. Funziona benissimo, il microfono funziona tramite i pulsanti attaccati al cavo, potrete comunque modellare audio e volume e microfono, ma non avete a disposizione tutto quello che è il THX come special audio, quindi sostanzialmente non ha nessun senso che vengano acquistate da un giocatore di PlayStation, per il semplice fatto che voi comunque andate a pagare la periferica, quindi con 20-30 euro in meno, se non sbaglio, potreste comprare un altro modello di Kraken che non comprende l'utilizzo di una scheda audio per PC. Quindi, detto questo, le cuffie sono attualmente a circa 84-85 euro per quello che riguarda il modello verde, mentre a 94-95 euro per ciò che riguarda il modello nero. Io personalmente le preferisco verdi perché sono molto sobre rispetto a quello che è il colore nero, e vi lascio un link in descrizione se voleste acquistarlo, è solo dare un'occhiata su Amazon. Vi lascio anche il link a Razer per confrontare direttamente le specifiche di queste cuffie con altre Kraken, e vi saluto al prossimo video. Questa traccia audio è registrata direttamente dal microfono di Kraken Tournament Edition. Ora metteremo qualche S sibilante come masso e sasso e mi sembra che si comporti relativamente bene.